Franco, grazie. Facciamo un applauso a Franco Chirio. Franco Chirio verrà accompagnato sul palco, tra l'altro, da uno storico del ciclismo che è Carlo Delfino, che fa parte anche del comitato organizzatore di questa tappa. Facciamo un applauso anche a Carlo Delfino, perché è un personaggio che non manca mai. Grazie Carlo. Poi tra qualche istante ci sarà da dare un premio particolare ad un atleta, e la farei salire, ad una ex atleta, la farei salire sul palco, perché lei tra l'altro ha vinto una importante prova disputatasi proprio a Varazze nel 2006. Sto parlando di una brasiliana, Rosanne Kirk. Dà un applauso anche per Rosanne, che con la maglia della Chirio aveva ottenuto un grande risultato proprio nella zona di Varazze. Oggi si arriva da Aldisola fino a Varazze, insomma questa è una premiazione davvero a tema. Tra l'altro Rosanne fa parte anche del comitato organizzatore del Giro Rosa. Vedo che è rimasto con noi e mi fa molto piacere anche il primo cittadino, che è Franco Orsi, per questo particolare momento. Tra qualche istante noi procederemo con la consegna del premio. Prima però io vorrei scambiare due chiacchiere con questo grande personaggio, Franco Chirio. Intanto grazie per essere qui con noi. Io ho già accennato della tua comunque diciamo partecipazione, anche se non in primissima persona, con questo gruppo della Xirayas de San Luis. Insomma, qual è la tua emozione oggi su questo palco al momento della partenza di una delle prove sicuramente più importanti di questo giro? L'emozione più grande è di essere comunque qui in Liguria, perché per me ciclisticamente è stato, mi ricorda parecchie cose, perché noi ancora adesso facciamo un ritiro a Bordighera, va bene, però abbiamo calcato tutte quelle strade, come specialmente ieri, la tappa di ieri, su e giù, il testico, non testico, però comunque questo per me è un momento molto bello. Franco, io volevo aggiungere ancora due cose: com'è cambiato il ciclismo femminile rispetto alle